consigliere, settimana importante, questa è la prossima, con le dimissioni del sindaco che arriveranno il 14 febbraio. Sono stati tre anni e qualche mese non semplici dal vostro punto di vista, dal punto di vista del Consiglio Comunale. Che percorso è stato, sia per quanto riguarda il vostro lavoro, sia nel rapporto con il sindaco? Ma allora, guardate, personalmente vado un po' in controtendenza con quello che un po' si sente dire o si scrive, perché personalmente, anche se ci sono stati degli attacchi, insomma, delle posizioni diverse su tanti argomenti, devo dire che col sindaco ho instaurato sin dall'inizio un buon rapporto. Sicuramente non possiamo essere stati d'accordo su tutto, è chiaro, però il lavoro se ne è fatto. Sicuramente se ne poteva fare molto di più, con un dialogo migliore, da ambo le parti, sia da parte sua che da parte dell'Aula, con l'unico obiettivo che era quello di dare un beneficio alla città. E il lavoro poteva essere continuato, perché comunque la città ha votato per avere 5 anni di amministrazione, e se il sindaco ha altre, diciamo, aspettative, vuole fare altro, è un problema suo, ma chiaramente, ecco, non condivido la scelta, stiamo attenti, né tantomeno ho paura di andare a votare, perché guardate, io sono sul territorio H24, questa mattina vengo da 3 sopralluoghi, quindi se si vota a giugno, anzi per me è forse anche conveniente, così diciamo ho l'elettorato caldo, fra virgolette. Ecco. Quindi per il futuro dobbiamo aspettarci, dal suo punto di vista, un tentativo di rielezione. E che cosa dobbiamo aspettarci invece in chiave prossimo sindaco, secondo lei? Cosa serve? E se ci sono nomi? Sì, allora personalmente sì, mi ricandiderò, ma non perché dico devo dimostrare qualcosa in più, perché sono curioso di sapere il lavoro che ho fatto, cosa ha prodotto. Io precedentemente ero consigliere di quartiere, potevo ricandidarmi a quartiere, avrei preso un numero importante di voti, ma ho voluto rischiare, quindi sicuramente mi riconfronterò con l'elettorato e credo che il risultato sarà un eccellente risultato. Io difficilmente sono ottimista, sono molto realista, ma ho fatto un grande lavoro, soprattutto nel periodo della pandemia. La città ha bisogno di un sindaco che abbia determinate capacità amministrative, che dobbiamo essere onesti intellettualmente, il sindaco in tantissime occasioni ha dimostrato di avere. In tante altre purtroppo è venuto meno, ma probabilmente anche per una difficoltà sua di dialogare con le parti politiche. Il sindaco è un decisionista e può andare bene in una città dove per tanto tempo non si è deciso, però vi è anche, ahimè, per lui o per gli altri, la democrazia, che il confronto è il sale, diciamo, della politica. Il sindaco che viene deve avere delle caratteristiche sicuramente amministrative importanti, perché questa è la città dove si è iniziato a toccare determinati segmenti, determinate sacche, e mai nessuno ha avuto la capacità e il coraggio di fare, quindi certe caratteristiche che il sindaco del locale deve avere anche l'eventuale nuovo candidato. Il dialogo sicuramente deve esserci maggiore, ma per un semplice obiettivo, non perché qua bisogna dare conto a qualcuno, semplicemente l'obiettivo è dialogare per dare dei benefici alla città. Con questa amministrazione, con un maggiore dialogo, si poteva fare ancora di più. Tante altre cose non sono state fatte, devo dire, però il bilancio, devo essere sincero, personalmente, voi sapete, io sono solo nel mio gruppo, quindi sono libero, posso, diciamo, non ho padrini politici, il bilancio è positivo. C'è da dire che però è anche positivo perché si veniva da 5 anni di immobilismo, perché 5 anni di accorinti per questa città sono valsi come 55 anni indietro.